quando io sono al mare mi sento abbastanza libero e quindi mi sento anche libero di fare foto. Perché nel mare io vedo solo cose belle. Mi dà l'opportunità di fare degli scatti istintivi. Ciao, sono Simone Morelli e oggi vi porterò in giro per Roma e la Dispoli a scoprire la mia fotografia. Le prime foto le ho fatte in maniera proprio da autodidatta e da solo, quindi camminando per strada, ricercando situazioni che mi piacevano in maniera molto semplice. Poi, grazie alla scoperta di fotografi come Joseph Kudelka o anche Trent Parker, lì mi sono accorto che si possono fare delle foto che raccontino molto delle persone e questa è la cosa che mi piace di più della fotografia. Mi reputo abbastanza sperimentale, che mi piace sperimentare. La street photography racchiude parecchio di tutto questo, quindi è un'ottima palestra per fare fotografia. Ho individuato un soggetto interessante che sta alla fine dell'autobus, il finestrino centrale, finale. Il progetto In The Bubble nasce per caso. Mi ritrovo a casa una foto di una signora che guardava fuori dal finestrino. Era perso nel vuoto, chissà cosa pensava, raccontava delle storie incredibili. Diciamo che un autobus è pieno di persone, brulica di vita e di umanità. Sono foto fatte in ambiente cittadino, di strada, però comunque sì, è sempre un reportage che racconta i volti di queste persone che vengono portate da una parte all'altra della città all'interno di questa bolla, appunto, che è The Bubble. Non c'è posto migliore, secondo me, per poter fare un progetto sulle persone e sulla vita delle persone. È stato un processo. Piano piano ho capito quello che volevo. Volevo la foto in bianco e nero, volevo la foto che fosse in movimento. Volevo una foto in cui i volti fossero chiari e soprattutto in un momento che lo sguardo del soggetto sia ignaro di quello che sta succedendo o in un momento di riflessione, quindi magari il soggetto non se ne accorge proprio. Quindi questa è stata un po' la ricerca, è stato tutto un susseguirsi di eventi che mi hanno portato a fare questo progetto in questo modo, quindi col MOS, utilizzo del flash per bloccare il soggetto. Questa mia voglia che ho di sperimentare mi ha dato la possibilità anche di trovare il linguaggio, secondo me, giusto e adatto per questo progetto. Quello che mi piace tanto della fotografia è il fatto che sia analogica, quasi tutto analogico perché poi uso anche il digitale. La cosa che mi ha fatto proprio innamorare poi della fotografia è stato il momento dello sviluppo del primo rullino che ho fatto tramite un mio amico. E questa cosa qui mi ha dato anche la possibilità di sperimentare, che è la cosa che a me piace di più. Infatti i miei progetti sono tutti un po' diversi uno dall'altro.
cioè mi piace iniziare dei progetti con un certo linguaggio, quindi stile fotografico se vogliamo, e però poi cambiare e fare qualcosa di diverso. Mi piace sperimentare cose nuove e con la fotografia analogica riesco a farlo molto bene. Gli scatti che ho fatto al mare sono diversi da quelli che ho fatto negli altri progetti, perché sono tutti scatti fatti molto di pancia. Una fotografia con meno persone, ma che comunque l'elemento umano esce sempre fuori. Tutto il contrario di quello che era poi la fotografia dei bus. Da quelle foto scattate di pancia ho capito che c'erano delle sensazioni, e quelle sensazioni le ho volute raccogliere in questo progetto, che ho voluto chiamare appunto Sale. Sempre qua, è già la seconda volta che vedo. E da giugno stanno qua. Da 4 mesi. Certo. Erano così. Ah, questi sì, perché questo fai tutto, sì, quello è il genitore. Però manca un altro. Non so se è il papà o la mamma. Certo. Vai a capire. Diciamo che non sono un fotografo paesaggista, ecco. Ed è molto importante anche il confronto che c'è tra il mare e l'uomo. C'è più una ricerca sull'editing finale che mi ha dato la possibilità di tirare fuori un carattere un po' più istintivo. Quindi quello che si vede nelle foto non è un racconto, ma è più delle sensazioni, come se fossero delle sensazioni. Diciamo che il carattere del soggetto o di un'azione che sta succedendo nell'inquadratura, nella foto, prende più forza col bianco e nero. Non c'hai questa distrazione del colore che la potrebbe smorzare un pochino, quella forza. E perché no, così pure un tocco di drammaticità e anche di mistero, no? Iniziare a fare le foto in bianco e nero mi ha dato il via e così è rimasto. Ho fatto anche degli scatti a colore, però il bianco e nero racconta bene le azioni, racconta bene delle sensazioni che con il colore a volte si spengono. Un veicolo forte per raccontare delle storie. Secondo me è importante che l'elemento umano, anche se non c'è l'elemento umano nella fotografia, comunque si senta. C'ho un legame col mare particolare perché mio padre comunque è pescatore. E sicuramente sì, mi ha aiutato nella fotografia e nell'ultimo progetto che ho fatto di Sale. Questo sicuramente ha influito parecchio.
La fotografia analogica mi dà il tempo di pensare la foto, e se la luce è buona, se scatto con un certo diaframma, se la luce verrà bene, devo aspettare per questo. E questa attesa mi dà modo di immagazzinare nel mio cervello bene quello che sto facendo. La fotografia come la pesca. Ad esempio, se dovessi farlo in digitale, ci avrei un riscontro immediato, mentre invece con l'analogico fai tantissimi errori e questi errori te li porti nel tempo. A volte possono essere la cosa che cerco. Hai modo di immagazzinarle queste cose, di portartele dentro e costruire la fotografia prima di scattarla. Conosci esattamente quali sono i tempi, quali sono le esposizioni, tutto a mente. Ti dà più opportunità di sbagliare, fare degli errori che potrebbero essere delle cose buone, delle cose belle. Impari molto, molto, molto più lentamente una cosa, un qualcosa che vuoi capire. Però quella lentezza ti dà l'opportunità di allargare di più il tuo modo di lavorare. Still.